Ciao, questo è un nuovo video di Pregiudicati della copertina. Oggi parliamo di Truman Capote. E sono in compagnia di Picciurlino che è voluto salire. Perché Picciurlino? Picciurlino come elemento della campagna per parlare di Truman Capote, che è uno scrittore che proviene dalla campagna. Tanto che lui ha detto che quando era bambino abitava in campagna e si metteva le scarpe soltanto la domenica per andare a messa e generalmente, anzi no, addirittura forse neanche per andare a messa, forse non mi ricordo se era per andare a messa o soltanto se si metteva le scarpe, forse il giorno di Natale. Quindi lui praticamente è stato tipo fino a 10 anni sempre scalzo perché camminava nei prati. E partiamo con il suo primo romanzo, Altre voci, altre stanze. Questo è uscito quando lui aveva 24 anni, nel 1948. E allora, questa copertina c'entra senz'altro con la trama del libro. Perché? Perché diciamo, il protagonista è un ragazzino che poi è un alter ego dello stesso Capote. Ecco, nello specifico non c'è una scena di lui che si china su un molo per mettere giù una barca, però diciamo che l'ambientazione è rispettata. E la fotografia è abbastanza gradevole e l'uso del bianco e nero io, diciamo, personalmente lo apprezzo sempre. Prima di andare avanti, volevo dire un'altra cosa, un paio di cose su Truman Capote del periodo che precede la scrittura di questo libro, cioè che lui appunto era stato abbandonato dalla madre dopo che suo padre li ha abbandonati. Quindi abbandonato dalla madre in un orfanotrofio per un po' di anni, è stato infine recuperato qualche anno dopo dalla madre, che nel frattempo si era sposata con un altro uomo, che era un cubano, che gli ha dato il cognome Capote. Ma non è durata neanche questa famiglia qui, perché dopo lo hanno riabbandonato un'altra volta, questa volta ha delle zie in campagna, e quindi lui praticamente ha vissuto fino all'età di 13-14 anni sempre sballottato da una parte e dall'altra, orfanotrofio, zie di qua e di là, ma in campagna dalle zie si è legato particolarmente appunto a questa parente. Che si chiama Suk, scritto Sook, a cui ha dedicato anche molti racconti. E questa zia Suk era una donna cioè, estremamente semplice, che magari quando lui gli faceva delle domande, no, sul perché di certe cose, no, lei gli rispondeva sempre che tutto quanto dipendeva dalla volontà di Dio. E basta, nel senso, questa era l'unica motivazione per tutto quanto. E probabilmente pare che questa zia Suk sia stata poi la persona che gli ha voluto bene in maniera più sincera nell'arco della sua vita. Comunque niente, dicevamo, altre voci, altre stanze. Anche uno dei libri preferiti in assoluto da Andy Warhol, che ha collezionato molte copie di questo libro qui, proprio delle centinaia, e soprattutto Andy Warhol è stato anche uno stalker di Truman Capote, perché negli anni appunto tra il 48 e i primi anni 50, quando Truman Capote stava diventando famoso e Warhol iniziava ad essere affascinato dalla fama,
lo stalkerava, andava sotto casa sua, gli suonava il campanello, lo tormentava di telefonate, eccetera. E qualcuno addirittura dice che Andy Warhol un po' ha copiato il modo di parlare da Truman Capote con questa voce un po' stridula, diciamo. Questo è un libro, La forma delle cose, che raccoglie tutti i suoi racconti, e questo qui è lui, è Truman Capote, in una fotografia scattata dal fotografo Henri Cartier-Bresson, ed è una gran copertina. Perché giustamente un'immagine che sintetizzi tanti tanti racconti non è possibile, quindi l'uso dello scrittore è assolutamente giusto. Qui si può vedere anche la fotografia, insomma, nella sua interezza. Secondo me l'idea, insomma, di lui in mezzo a queste foglie molto grandi è molto bella. Non per niente, vabbè, Henri Cartier-Bresson è questo gran fotografo del bianco e nero. E probabilmente questa è proprio la copertina, credo, più bella dedicata a lui come scrittore. Picciolino. Ti giri dall'altra parte. Questo qui invece, Musica per Camaleonti, è un libro che raccoglie delle cose che lui ha scritto per la rivista di Andy Warhol, che si chiamava Interview, e in questo caso c'è Marilyn Monroe perché uno dei pezzi scritti è reso conto di Truman Capote del suo incontro con Marilyn Monroe. Questa, insomma, era una fotografia in bianco e nero che è stata colorata lievemente così al computer. Copertina, diciamo, sobria, attinente, anche elegante visivamente. Mi sembra estremamente giusta per così come copertina di questo libro qui. Probabilmente il titolo Musica per Camaleonti allude alla estrema diversità delle cose che ci sono in quel libro lì, cioè dalle tematiche affrontate soprattutto. Salto due libri, L'arpa d'erba, che è un romanzo breve, e l'altro che non mi ricordo, A sangue freddo, che è un resoconto, insomma, su una vicenda, su un assassinio che c'è stato, e che lui ha ricostruito per passare al suo ultimo libro scritto, Preghiere esaudite. Libro a sua volta che io ho preso perché leggendo una pubblicità diceva che conteneva anche degli aneddoti su Andy Warhol, citato qui, Andy Warhol, ma non so se si vede qui, diciamo. Beh, comunque, vi leggo la frase. Dice: Vizi e debolezze del gran mondo, da Greta Garbo a Cecil Beaton, dal principe Ruspoli a Sartre, da Andy Warhol a Salinger. E quando io ho letto, cavolo, da Andy Warhol a Salinger, ho pensato: Madonna, che figata di libro, che racconta aneddoti su Andy Warhol. Fatto sta che di Andy Warhol questo libro non dice assolutamente nulla, non lo nomina mai. Il libro è costruito su una somma di ricordi dello scrittore
degli ambienti snob e altolocati di New York. Quindi, questa fotografia qui, no, che mostra questa gente che balla, senz'altro ci rimanda a un ambiente snob e newyorkese, insomma, quindi va bene, è attinente. E in realtà, visivamente, sembra anche un riferimento a un evento che organizzò lo stesso Capote, che si chiamava Ballo in Bianco e Nero, dove tutti gli invitati erano vestiti di bianco e nero su esplicita richiesta di Truman Capote. Evento a cui partecipò lo stesso Andy Warhol, che se laminava perché pensava di essere il meno famoso in questo evento qui che avvenne nel 66. Quindi niente, diciamo, la fotografia appunto allude a questo famoso ballo in bianco e nero, anche se nel libro non se ne parla, quindi spero di essermi spiegato, nel senso è abbastanza attinente, ma probabilmente insomma non avrei saputo neanche che cosa proporre di meglio. C'era un'altra cosa, mi sembrava, che volevo dire su Truman Capote. No, sì, che quando parlo di questo libro di cui non ho la copertina, che tentai di leggere anni fa e che non ci sono riuscito, e sul quale hanno fatto anche un film, che è A Sangue Freddo. La questione nacque così: lui, no, lesse un articolo di giornale che parlava di una famiglia sterminata per cercare di rubargli dei soldi che non c'erano. E quindi ha dedicato 6 anni per intervistare questi due assassini, che nel frattempo sono stati arrestati, eccetera. Per quel libro lì, Truman Capote ha inventato un termine che è non fiction, cioè quindi letteralmente non finzione, perché appunto partiva dal giornalismo per arrivare a fare un libro di letteratura. Quando è uscito questo libro, che ha, come dire, ha venduto molto bene, uno scrittore che si chiama Norman Mailer, ha reagito molto male a questa cosa. Allora, Norman Mailer era uno scrittore che era molto importante in America in quel momento lì, ed era anche, come dire, un critico, cioè scrittore critico. E questo Norman Mailer disse che il problema della non fiction era che sottintendeva il fallimento dell'immaginazione. Quindi era come se dicesse: tu Truman Capote non sai più cosa cazzo inventarti, perciò ora fai, ti sei inventato, ti sei riciclato nella non fiction. Ma Truman Capote non si è incazzato, non si è incazzato, e fatto sta che da lì a poco Norman Mailer ha fatto 4 libri, tecnicamente pure lui di non fiction, basandosi su fatti veramente accaduti, partendo dal giornalismo e ricostruendoli nella letteratura. Quindi probabilmente a me dà l'idea sempre Truman Capote di essere rimasto probabilmente sempre una persona molto semplice. Come dicevo, no, prima, lui si descriveva, no, come un autentico ragazzo di campagna, quasi mai cresciuto, nel senso che, benché ha sempre frequentato ambienti molto snob, molto ricchi, così, però secondo me lui quegli ambienti li ha soltanto osservati e non si è mai coinvolto più di un tot. E niente. Quindi niente, diciamo, globalmente il lavoro che hanno fatto i grafici della Garzanti, questo sono tutte edizioni Garzanti. Il lavoro di grafici mi è sempre sembrato abbastanza accurato, molto bianco e nero, giusto, e basta, nel senso,
cioè, per, come dire, ecco, uno scrittore trattato bene visivamente. E direi che con questo potrebbe essere tutto. Truman Capote è sempre stato, questo, appunto, questo ragazzo di campagna. Tu sei un ragazzo di campagna ficiullino? Mi gatta nel collo. Ah, ti sposti. Bene. Basta, e niente. Insomma, ci vediamo. Ah, scendi. Bene. Ci vediamo presto, per un prossimo video. Ciao a chi sta guardando.